Un paio di cose che abbiamo parlato in poco tempo. E in particolare io volevo segnalare un particolare tipo di elemento ad azione. Supponiamo, per un esempio, di avere a disposizione un salto in traffico abbastanza elevato, ma non, diciamo, paragonabile a quello di una centrale termoelettrica, così facciamo un piccolo calcoletto. Speriamo di avere a disposizione un delta H di circa 750 kJ a chilogrammo. Chilogrammo. E immaginiamo, appunto, di voler realizzare una turbina, insomma, di piccola media potenza che utilizzi in un unico stadio tutto questo salto, il che significa che significa, appunto, un unico stadio ad azione, significa, solito bilancio ci dice che trascurando C con zero, che la velocità assoluta di uscita dallo statore d'ingresso al rotore quindi sarebbe pari a 2 per 750 per 1000, 1000 per passare dal kilojoule a joule, evidentemente, se no non ci troviamo, e qui dovrebbe venire fuori qualcosa come circa 1220 metri al secondo, come C con 1. Ok? Se volessimo fare questo stadio nelle condizioni di massimo rendimento ideale, così come abbiamo imparato, significa che dobbiamo rispettare per uso C con 1 questo rapporto, e per valori, appunto, di alfa 1 intorno a 12, 13, 14 gradi, che sono fra i più usuali, questo cosine alfa 1 mezzi fa quasi 0,5, e quindi, diciamo, U viene all'incirca a fare circa 600 metri al secondo. Ok? Trovate? Thank you.
avremmo una situazione di questo genere, se la vogliamo andare a vedere, questa di sopra, ok? Abbiamo le pale dello statore devono avere questa forma particolare, adesso ci torniamo sopra, questi sarebbero i triangoli. Il problema è che il problema è duplice, questa C con 1 molto elevata, ma ne abbiamo parlato stamattina, vedete un valore di 600 metri al secondo che è ritenuta una velocità periferica troppo elevata per le attuali tecnologie, significa dire che le sollecitazioni sulle pale di questo rotore sarebbero troppo elevate e quindi diciamo sollecitazione che porterebbe a andiamo a vedere, però su questo poi non facciamo granché, anche appunto vedete questa forma particolare del condotto fisso, perché appunto facendo questi conti vedete che questa velocità 1220 metri al secondo è una velocità elevatissima, non so se avete dimestichezza con questi numeri, però diciamo per se il fluido fosse aria a temperatura dell'ordine di 300-500 Kelvin, la velocità del suono nell'aria, la radice di KRT, se per l'aria prendete 1,4, R287, T4,500 Kelvin, vi viene all'incirca 400 metri al secondo, qualcosa del genere. Quindi 1220 significa Mach 3 tranquillamente, cioè tre volte la velocità del suono. Quindi se vi ricordate le nostre discussioni sui condotti fissi, il flusso esentropico in un condotto fisso, dicemmo che il flusso fino alle condizioni soniche, quindi se partisse dalla quiete, come ipotizziamo, il fluido entra nel condotto con C con 0 appena appena superiore allo zero ed espande fino a quella che si chiama pressione critica, cioè quella per la quale si verifica il raggiungimento delle condizioni soniche, cioè della velocità del suono, cioè se il rapporto fra la pressione critica e la pressione totale, cioè del fluido considerato in quiete, è al di sotto di un cioè fra la pressione fine espansione è al di sotto di un certo valore critico, appunto, diciamo, la velocità che si raggiunge è inferiore a quella sonica. Il rapporto P critico su P00 chiaramente dipende dal tipo di fluido. Per l'aria in condizioni di flusso isentropico, me lo ricordo a memoria, ma vale solo per l'aria, già se di solito questi elementi vengono adoperati per il vapore e quindi non andrebbe bene. Però giusto per darvi un'idea, diciamo, per l'aria il rapporto critico delle pressioni vale 0,528, il che significa che grosso modo con un rapporto di espansione 2 voi raggiungete la velocità del suono, per rapporti più grandi di 2 la superate. Se la superate, appunto, il condotto dove si realizza l'ulteriore espansione dovrà essere un condotto divergente, mentre in regime subsonico l'espansione si realizza in un condotto semplicemente convergente,
nel supersonico, per continuare l'espansione, il condotto deve essere divergente. E quindi, se io parto dalla quiete e arrivo ad una velocità circa Mach circa 3, come quella che si ottiene facendo espandere il fluido, come in questo esempio, quindi io qui i numeri non ce li ho messi perché non me li ricordo a memoria, significa che questo rapporto P0 su P2 o P2 su P0, come preferite, è molto più elevato rispetto al rapporto critico, e quindi vuol dire che si raggiungono queste condizioni supersoniche e quindi è necessario adottare questo particolare tipo di ugello che si chiama appunto convergente divergente. Qualcuno lo chiama col nome di quello che per primo studiò queste cose, De La Valle si chiamava, francese. Nel quale si realizza questa cosa. Questo è chiaramente comporta un efflusso del genere, è accompagnato da perdite abbastanza perdite di energia abbastanza intense, però non vorrei aggiungere altro. Quello che volevo dire appunto è un'altra cosa, cioè che se noi volessimo appunto imporre le solite cose, questo valore 600 deriva dal fatto che abbiamo imposto una U abbastanza vicina a C con 1, cioè circa la metà, perché in questo modo abbiamo una velocità di scarico assiale, ok? Quindi le classiche condizioni di minima perdita allo scarico che abbiamo studiato fino a stamattina. Naturalmente, però, questo abbiamo fatto appena adesso il calcolo, significa con questa C con 1, volendo imporre una C con 2 assiale, questo numero che leggete qua è semplicemente C con 1 per il seno di 12-13 gradi, ecco dove viene fuori questi 250 metri al secondo che trovate riportati sulla figura, tra parentesi. Ok, il problema è che appunto facendo queste cose otteniamo questa U che sì, sulla lavagna, ok, queste sono le condizioni di massimo rendimento dello stadio, però nella pratica comporta una velocità periferica che è grosso modo il doppio di quella che una macchina del genere può reggere. Okay? Allora, se ragioniamo all'incontrario, cioè imponiamo noi una U compatibile con il funzionamento, che appunto una U compatibile fra i 300, massimo 350, 360 metri al secondo, è questo esempio che vediamo qui, quindi imponendo una U di 300 metri al secondo, vedete, quindi diciamo molto più piccola rispetto alla C con 1, qui ci manca l'1, ok, viene fuori che il triangolo risultante, vedete, si allontana notevolmente da quello delle condizioni di massimo rendimento. Se voi andate a calcolare il modulo di questa C2, che per chiarezza abbiamo chiamato C2', ottenuta in questo modo, se vi calcolate il modulo di questa C2', vedete che è molto più grande rispetto al modulo della C con 2 dell'esempio di sopra, e quindi diciamo, siccome nel flusso isentropico che stiamo studiando, l'abbiamo scritto tante volte, questo rendimento prevede come unica perdita proprio la C con 2, facendo questo disegno che risulta qui, diciamo anche un po' ad occhio, vi rendete conto come questa perdita vada a essere considerevole. Insomma, delle due l'una: se minimizziamo questa otteniamo delle condizioni troppo stressanti per quanto riguarda
il carico sulle pale del rotore, se imponiamo una velocità accettabile per queste ultime, alla fine la perdita di tipo fluidodinamica legata alla velocità di sbocco, all'energia cinetica all'uscita, allo scarico della macchina, questa cresce notevolmente. Questo appunto perché abbiamo fatto questa cosa strana di imporre a questo stadio di smaltire un salto entalpico così elevato. A volte questo si fa appunto per questioni di praticità, per questioni di costi, di nomi, eccetera, però con un minimo di accorgimento. Cioè, questa abbiamo detto è tecnicamente non realizzabile, questa è energeticamente molto penalizzante, allora si fa una via di mezzo fra le due, cioè si complica un po' la costruzione dello stadio. In pratica l'idea è prendere questa C2' come velocità di uscita dal girante, e però non buttarla via, non quindi appunto una perdita secca come abbiamo scritto alla lavagna, ma utilizzarla ancora come ingresso ad un secondo rotore, quindi non fare un altro stadio significa un altro statore e un altro rotore, ma semplicemente aggiungere un secondo rotore dove le condizioni di ingresso sono, anziché essere queste sono quelle che abbiamo visto, le condizioni di ingresso al primo rotore, al secondo rotore avremmo queste condizioni di ingresso in una cosa di questo genere. Ok, allora nel primo rotore abbiamo avuto queste condizioni di ingresso e queste condizioni di uscita, imponendo sempre la stessa ovviamente velocità periferica, 300 metri al secondo, possiamo utilizzare queste condizioni di uscita dal secondo rotore, vedete, come condizioni di ingresso, scusate, uscita dal primo rotore, come condizioni di ingresso ad un secondo rotore, e questo secondo rotore effettivamente lo possiamo far lavorare con imponendo il rapporto U su C con 1 che ci assicuri lo scarico assiale. In questo modo, diciamo, riusciamo ad avere con questa costruzione, abbiamo una costruzione compatta in cui diciamo praticamente in un'unica macchina riusciamo a smaltire un salto così elevato, salvaguardiamo, diciamo, la resistenza meccanica delle pale, perché imponiamo una velocità periferica non troppo elevata, insomma sopportabile, e allo stesso tempo all'uscita dallo stadio riotteniamo le condizioni di scarico assiale e quindi di massimo rendimento dello stadio. Una cosa devo precisarvi subito, ecco, se guardiamo qua, quindi questa era la stessa immagine che abbiamo visto prima, lo statore di cui abbiamo parlato prima, la girante, la prima girante, poi vi ho detto una seconda girante, e chiaramente però non vi avevo detto, ve lo preciso adesso per non spezzare il discorso, chiaramente questa seconda girante vedrebbe il flusso in ingresso andare dalla parte opposta rispetto a quello della prima, vedete? Il che significherebbe che in pratica che questa girerebbe, che so, in senso orario e questa in senso antiorario. E questo chiaramente non è possibile perché tipicamente stanno sullo stesso albero, okay? Quindi il verso di rotazione della seconda girante deve essere esattamente lo stesso di quello della prima,
Allora il flusso viene deviato in questo deviatore, che è un condotto fisso, ma è un condotto fisso diverso dallo statore, perché è neutro, nel senso che no, ha solo lo scopo di deviare, perciò si chiama deviatore, deve solo deviare il flusso in modo tale da farlo entrare nella seconda girante così come entrava nella prima, in modo tale da poter far girare la seconda girante nello stesso verso di rotazione. Quindi che condotto neutro, voglio dire, dove non accade nessun tipo di trasformazione. Nello statore, lo sappiamo, avviene invece una trasformazione energia entalpica in energia cinetica. Qui invece, appunto, è un condotto neutro. Se trascuriamo, perché chiaramente ci saranno delle perdite di carico nell'efflusso reale, in un efflusso ideale possiamo assumere che qua dentro, dal punto di vista energetico, non succede nulla, cioè nelle stesse condizioni in cui entra il fluido, nelle stesse condizioni esce, viene soltanto deviato, non viene non subisce un'espansione, una compressione, scambio di lavoro, niente, ok? Dal punto di vista energetico è neutro. Chiaramente nel flusso ideale, nel flusso reale, un po' di perdite ci saranno, per il semplice fatto che quando un fluido reale cammina all'interno di un condotto reale, le perdite di carico sono inevitabili. Ok, però se ci mettiamo nell'ipotesi di trascurare queste perdite, non. E così abbiamo realizzato questo elemento ad azione in grado di smaltire un salto entalpico molto grande con praticamente uno statore e due giranti. Quindi, diciamo, in una costruzione compatta. Si riesce appunto a ottenere un buon compromesso fra entità del salto, 750 è il triplo, il quattro volte quello che normalmente si assegna agli stati a reazione di cui abbiamo parlato stamattina, invece diciamo in questo modo si riesce a smaltire, dicevo, un buon compromesso fra questo elevato valore del delta H che può essere smaltito in un unico stadio, seppur un po' più complesso, e un valore di rendimento accettabile, perché con il secondo rotore si riesce ad imporre uno scarico assiale, prettamente assiale, e quindi di ricostruire le condizioni di massimo rendimento ideale allo scarico. Voglio precisare che nonostante tutto questo che vi abbia detto, tutto questo, diciamo, nell'ipotesi ideale più o meno funziona. Quando prima ho detto un rendimento accettabile, volutamente ho adoperato questo aggettivo proprio per sottolineare che in realtà questo stadio nel flusso reale comunque presenta delle perdite considerevoli, perché appunto mettendo insieme un po' le cose che vi ho detto prima, nel senso che sì, ok, qui lo scarico assiale minimizza la perdita allo scarico, però questo valore elevatissimo della C con 1 rimane, e quindi le perdite associate a questo valore, alla necessità di dover fare un gelo convergente divergente con il raggiungimento delle condizioni critiche nella sezione ristretta, cosiddetta sezione di gola, questa qua, questa è la sezione di gola dove si raggiunge Mach 1, la velocità del suono, e poi prosegue, abbiamo detto, fino a 1220, quindi circa Mach 3, quindi con un'espansione in supersonico, formazioni di onde d'urto e perdite proporzionali al quadrato di queste velocità, diciamo, in quel condotto le perdite di natura fluidodinamica sono molto evidenti. In più ci complichiamo la vita con questo deviatore che abbiamo detto sulla carta non partecipa ai giochi, insomma non altera il quadro energetico, però nel flusso reale, ripeto, qualcosa fa, nel senso che abbiamo detto, nel flusso reale, anche se non sovrintende a nessuna trasformazione di energia, però in realtà un po'
di energia la dissipa perché il fluido viscoso attraversa questi condotti che non saranno fluidodinamicamente lisci, ovvero saranno caratterizzati da una rugosità superficiale, e quindi un po' di perdite ci sono. Quindi tutto messo tutti insieme questi concetti, queste considerazioni, così che il rendimento di questo stadio, questa si chiama elemento ad azione, ruota, se volete, ad azione, a salti di velocità. In particolare, siccome stanno due giranti, a due salti di velocità. Si potrebbe anche, volendo insistere, si potrebbe mettere un altro deviatore ed una terza girante e fare quindi una ruota a tre salti di velocità, così si chiama. In realtà, ripeto, sono poco utilizzate, vengono utilizzate soltanto per macchine di potenza contenuta, dove è importante, prevale l'aspetto strutturale della macchina, prevale sulle prestazioni energetiche nel senso classico del termine. Poter disporre di una macchina piccola, compatta, che da sola riesca a trasformare quel delta H in energia meccanica, diciamo, questo vantaggio prevale appunto sul rendimento stesso della macchina, che non sarà elevato, e quindi diciamo questo si può accettare quando le potenze in gioco non sono particolarmente elevate. Come campo di applicazione, quello che mi viene in mente è, non so se qualche volta ve l'ho raccontato, ma esistono ancora delle navi che adoperano come sistema propulsivo le turbine a vapore, in particolare piccole turbine a vapore, per fare una cosa particolare, cioè non per la crociera normale, ma per le manovre quando deve fare marcia indietro la nave. Per procedere in retromarcia, no? Chiaramente l'elica deve girare al contrario. Se è azionato da un enorme motore diesel, che vi ho detto occuperebbe tutto questo primo piano di questa palazzina, o da anche una turbina a gas, non è che si può invertire il senso di rotazione, né si può utilizzare un cambio come se stessimo su un'automobile, insomma. E spesso ci sono varie tecniche diverse, una usata ancora oggi, ma la più semplice, era dedicare un impianto motore esclusivamente, evidentemente di modesta potenza, solo per poter fare a bassa velocità le manovre in porto e per appunto la marcia, il moto in retromarcia. E tipicamente molto spesso si adoperavano, e ancora oggi qualche volta si adoperano, delle piccole turbine a vapore che lavorano secondo questa logica, e per esempio appunto con questo unico stadio ad azione a due o tre salti di velocità. In questo modo appunto viene fuori una macchina abbastanza compatta, non particolarmente grande, che riesce a fare questa operazione. Chiaramente il rendimento non sarà elevato, ma in quel caso non è un grosso problema, perché quante ore verrà adoperata per camminare, quindi diciamo il danno energetico e contenuto prevale il fatto di avere questo sistema propulsivo tutto sommato semplice, affidabile, con buone prestazioni e di ingombro non enorme, prevalgono questi vantaggi sul fatto che poi sì, in effetti il rendimento della macchina non è eccezionale. Un esempio che quindi in generale diciamo si applica a macchine di potenza contenuta.
È chiaro, insomma, che in una centrale termoelettrica da centinaia di megawatt in questa scelta non sarebbe particolarmente idonea, insomma, apprezzabile. Ok? Alla lavagna per venire al possiamo pure spegnere per il momento, siamo sempre in tempo a dirci di velocità. Diciamo che abbiamo concluso un po' il panorama di come sono fatti appunto questi stadi, la differenziazione e reazione, condizioni di massimo rendimento, insomma il funzionamento, l'equazione di Eulero, lo scambio di energia tra fluido e macchina, la differenza a quello che succede nei condotti fissi, nei condotti mobili, e credo che abbiamo detto più o meno tutto. Vi invito per l'ennesima volta, se avete qualsiasi dubbio su tutte queste cose che abbiamo detto nelle ultime, ho perso il conto, non lo so, 3, 4, 5 lezioni forse, però relativi a questo argomento, qualunque dubbio abbiate, esprimetelo pure, insomma, adesso approfittate appunto di queste ultime minuti in cui parliamo di questo argomento, poi da domani voltiamo pagina come al solito, insomma, non che non si possa tornare un attimo indietro, però diciamo sarebbe meglio farlo stasera se avete qualche dubbio, esternatelo. L'ultima cosa, però, appunto, mi pare che stamattina vi avevo anticipato questa cosa. Adesso che abbiamo imparato un po' questi discorsi, possiamo tornare, sì, stamattina vi avevo anticipato, quando abbiamo parlato degli impianti motore con turbina a vapore, vabbè, chiaramente non avevamo parlato di questa turbina a salti di velocità, proprio materialmente, se seguite il testo del professore Della Volpe, queste, diciamo, il funzionamento di quest'ultimo stadio che abbiamo visto qualche minuto fa, ruota a salti di velocità, la trovate inserito non nel capitolo scambio di lavoro fluido, ma proprio nel capitolo delle turbine a vapore, ok? Quindi proprio dal punto di vista materiale la trovate in un'altra posizione. Ok, sempre in quel capitolo noi avevamo lasciato fuori un argomento importante, ne parlavamo appunto stamattina, la regolazione della potenza da parte di questi impianti. Dicevamo appunto che adesso degli impianti a vapore, ma abbiamo parlato a lungo anche per esempio dei motori a combustione interna, e in ogni impianto motore termico, qualunque esso sia, quando si produce una certa potenza meccanica è necessario, per non dire indispensabile, anche regolare questa potenza. Cioè non è che faccio un impianto che mi dà x kilowatt, megawatt, quello che vuoi, e quelli sono e basta, poi se me ne serve niente, spengo on off, o tutto o niente, non esiste, insomma, l'impianto entro certi limiti, chiaramente, sopportando magari una caduta di rendimento, eccetera, ogni impianto deve necessariamente poter essere regolato. Non sfugge a questa esigenza neanche l'impianto motore con turbina a vapore, la cui potenza, possiamo dire, come il prodotto della portata massica del vapore per tutto il delta H isentropico a disposizione, tutto quello quindi dal generatore di vapore al condensatore,
H3 meno H4 del nostro ciclo, ve li ricordate questi simboli, questa terminologia penso che ormai vi sia familiare, per il rendimento di espansione della turbina stessa. Che se questo appunto è il delta H isentropico, questo sarà il rendimento isentropico di espansione della turbina. Quindi, diciamo, in generale, come potreste intuire, regolare questa potenza significa, chiaramente nella regolazione si evita di intervenire sul delta H. Neanche sto a dirvi che non è che si possa scegliere di intervenire sul rendimento per regolare, quindi regolare la potenza significa sostanzialmente regolare, variare la portata di vapore inviato alla turbina. E sostanzialmente per le grosse macchine ci sono due. Quindi questo principalmente, adesso ci ritorniamo, oppure insomma, qualche volta nelle macchine più piccole si può anche pensare di fare qualcosa sul delta H. Che significa? Significa variare un po' le condizioni di funzionamento del generatore di vapore, ma questo, ripeto, è possibile, è interessante perché riduce quelle perdite di cui vi ho accennato, quelle perdite che sempre si accompagnano a una operazione di regolazione della potenza, però diciamo presenta delle difficoltà pratiche di realizzare appunto variazioni delle condizioni di funzionamento al generatore di vapore abbastanza notevole. Diciamo soprattutto nelle grandi centrali dove, come vi dico, non so se vi ricordate qualche calcoletto che facemmo proprio per renderci conto delle dimensioni, delle grandezze di cui parliamo, vi ricordate, facemmo quel bilancio su quanta acqua ci voleva per sottrarre calore al condensatore di un impianto di una certa potenza, e facemmo un po' di calcoli andando a ritroso, insomma le portate normalmente in gioco di vapore che si producono sono di tonnellate, migliaia di tonnellate ora, il che significa appunto che il generatore di vapore sarebbe, con queste portate è difficile stare lì a regolare per esempio la temperatura massima, soprattutto sarebbe un'operazione estremamente lenta, cioè quanto tempo ci metto ad abbassare la temperatura da 550 gradi, supponiamo sia quella nominale, e una certa pressione, una pressione un po' più bassa, una temperatura di 400 gradi centigradi, cioè in modo da ridurre il valore di H3, no? Nel nostro delta H. Sono operazioni che potrebbero richiedere ore, okay? E quindi diciamo poco pratiche. Sono ancora oggi all'attenzione di alcuni centri perché appunto presenterebbero il vantaggio di non penalizzare troppo il rendimento a seguito della regolazione. Ok, ci ho detto, quindi diciamo tradizionalmente quindi il delta H volutamente non si tocca, anche se adesso andremo a vedere che subisce una piccola variazione ma come conseguenza, okay? E viceversa diciamo si agisce sostanzialmente sulla portata di vapore, come in due modi sostanzialmente. La portata massica, quindi una port-
portata massica in generale sarà caratterizzata dal valore della densità per la velocità con la quale si muove il fluido per le aree delle sezioni di attraversamento. Quindi la cosa più pratica, più semplice, però abbastanza dissipativa, che normalmente si fa è quella di appunto ridurre la portata abbassando la densità. Questo è appunto, stiamo parlando di un gas o di un vapore, in questo caso vapore surriscaldato. In generale, vi ricordo, abbiamo detto più volte, il vapore surriscaldato ha delle caratteristiche fisiche che più si avvicinano a quelle di un gas, e quindi diciamo una variazione della densità può ottenersi tramite una variazione della pressione con la quale il vapore prodotto nel generatore di vapore viene poi inviato alla turbina. Quindi nel percorso, diciamo, dal generatore di vapore, okay, verso la nostra turbina, lungo il percorso si dispone quella che si chiama tipicamente valvola di laminazione, okay. La laminazione, come sapete, è un processo dissipativo non della quantità dell'energia, perché salvo piccole dispersioni di calore è un processo isoentalpico, okay, dove però l'energia di prima specie, diciamo, l'entalpia non cambia, però cambia la quantità di energia disponibile a trasformarsi in lavoro, perché appunto diciamo l'energia di pressione viene dissipata in un lavoro di attrito che a sua volta si traduce in energia termica, quindi energia di seconda specie posseduto dal fluido. Però in questo modo il risultato è che la pressione questa sarebbe stata l'espansione nel caso nominale, senza l'intervento di questa, cioè con questa valvola tutta aperta, quindi come se non ci fosse, quindi il comportamento normale dell'impianto in condizioni di flusso isentropico. Parliamo sempre di quello, ci siamo capiti, perché è più facile guardarlo, e è un'ipotesi che non altera, diciamo, il significato fisico delle cose che andiamo a dire. Cambieranno i numeri, ma non cambia la logica. Ok?
in queste condizioni, quindi l'espansione sarebbe stata questo, questo sarebbe stato il mio delta H is, che ho scritto qua, ok? Trovate? E la portata sarebbe stata quella corrispondente alla densità del vapore nelle condizioni 3, cioè che dipende dalla pressione in 3 e dalla temperatura T con 3. Ok? Se effettuo questa laminazione, questa pressione può scendere di una percentuale non trascurabile. Okay. Immaginando il processo isentalpico, il punto 3 sarebbe questo, diventerebbe questa, e l'espansione diventerebbe 3', 4', questa qua. Okay. In questo modo, diciamo, la densità del punto 3' sarebbe funzione T3 rimasta la stessa, allo stesso modo, però T3' è minore di T con 3, e quindi la densità risulta diminuita in maniera proporzionale alla riduzione della pressione, e di conseguenza ho ridotto la portata. Ok? Paio di cose e poi facciamo. C'è un però, anzi ce ne sono due. Allora, il primo salta agli occhi. Cioè, questo metodo si prefigge di, come dicevo prima, di regolare la potenza intervenendo sulla portata. Però si porta dietro come conseguenza, come effetto collaterale, come possiamo dire, facendo questa laminazione, come potete vedere, il delta H isentropico che sta qui non è rimasto lo stesso, ok? È diminuito. Se vi ricordate come è fatto un diagramma di Mollier, se parto condizioni, diciamo, di vapore surriscaldato, muovendoci, diciamo, allontanandoci dalla curva limite, il delta H, anche se disegnato male, però insomma ci siamo capiti, il delta H è perché il avrò un fluido più, un vapore più asciutto allo scarico, con un titolo più alto, e quindi, diciamo, quello che metto a disposizione, quindi H4' è maggiore di H4, e quindi questo delta H che ne rimane è un po' più piccolo. Quindi la potenza, se io riduco la portata del 20%, la potenza non si riduce del 20%, ma non so, del 25, del 24, del 20, non lo so, i numeri sto improvvisando, si riduce in una quantità maggiore di quanto io abbia percentualmente ridotto la portata, perché ho anche questo effetto. Però non è tanto questo che volevo sottolineare, è che quel delta H che si riduce, ok, si riduce, ma l'energia primaria che io sto fornendo al ciclo, dove la sto fornendo? Qua dentro, qua, in questo generatore di vapore, è sempre la stessa. Quindi si riduce il lavoro utile che l'impianto produce, ma a parità di energia primaria consumata nell'impianto. Uguale, questo significa che il rendimento limite, il rendimento, la parte proprio termodinamica del rendimento è diminuito. Vi trovate? Il rendimento limite come delta H utile sul calore fornito, okay, dove questo sta andando a diminuire a parità di denominatore. Il denominatore non viene assolutamente toccato da questa valvola di laminazione. Il generatore di vapore manco se ne accorge che io sto stringendo la valvola di laminazione,
E quindi Q con 1 che andrà a consumare, adopero volutamente questo termine, andrà a consumare, sarà sempre lo stesso, sia che io la faccia sia che io non la faccia la laminazione. Quando la faccio, appunto, il numeratore diminuisce e quindi il rendimento termodinamico, stiamo parlando solo di termodinamica per il momento, del ciclo va a peggiorare. E questa è una conseguenza negativa, ma non è l'unica. Però guardavo l'orologio, ok, concediamoci 5 minuti di pausa e poi continuiamo.